Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Un nuovo evento sta per accadere nel nostro paese per quanto riguarda la telefonia. Sì, perché sembrerebbe che da fonti molto attendibili Vodafone stia per essere acquistata da Fastweb, o meglio stia per essere acquistata da Swisscom, l'azienda telefonica, o meglio il colosso telefonico svizzero che in Italia è presente col marchio Fastweb, sta per acquistare appunto Vodafone Italia. Cosa vuol dire? Che quello che è Fastweb diventerà proprietaria di tutte le infrastrutture Vodafone, quindi innanzitutto sparirà il marchio Vodafone dalla nostra nazione, quindi non avremo più Vodafone Italia qui da noi, ma avremo ovviamente Fastweb e tutte le altre compagnie telefoniche che ci sono fino adesso, perché tutte le sue infrastrutture di proprietà Vodafone diventeranno di proprietà Fastweb, ed è questo che Fastweb sta cercando appunto di ottenere: acquistare un operatore che ha delle infrastrutture, che ne ha tante e sono importanti. Quello che manca attualmente a Fastweb, che si deve sempre appoggiare per la maggior parte dei casi a qualche altro operatore, appunto per quanto riguarda le antenne di distribuzione della rete. Quindi questa acquisizione ovviamente milionaria da parte di Swisscom, che però diventerà proprietaria innanzitutto di queste infrastrutture e poi di conseguenza dei clienti Vodafone, che però sembrerebbe, anche qua ovviamente da fonti non certe ma molto attendibili, l'obiettivo di Fastweb è di acquisire solo le infrastrutture, o meglio di tenere per sé solo le infrastrutture, mentre i clienti, quelli che attualmente sono clienti Vodafone, di girarli a Iliad. Quindi un'operazione di marketing veramente pazzesca, sia a livello economico a suon di milioni di euro, che proprio anche per quanto riguarda gli operatori che si vanno a dividere sia gli utenti che le infrastrutture. Ovviamente non c'è niente di certo ancora, ma però sembra che realmente si vada verso questa direzione, e fa veramente specie pensare che il marchio Vodafone vada a sparire nel nostro paese. Comunque un marchio che esiste da anni e anni nel nostro paese vada completamente a sparire, e tutto questo è dato dal fatto, dalle perdite di Vodafone, che ogni anno va a perdere clienti. Infatti anche quest'anno c'è stata una perdita di circa il 2% di quello che sono i clienti Vodafone, che rimangono tantissimi, però il 2% di perdita in un anno che comunque sembra in continua crescita è davvero importante. Quindi questo sembrerebbe uno dei motivi per cui Vodafone stia cercando di vendere il suo pacchetto Vodafone Italia a un altro operatore. Quindi ragazzi, questo era solo un video informativo per mettervi al corrente di quello che sta per succedere nel nostro paese riguardante la telefonia mobile e non solo, quindi tutto quello che riguarda appunto la telefonia qui da noi, e quindi sia per telefono e internet, riguardante appunto il marchio Vodafone. E se questo mio video informativo l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa. Ciao e al prossimo video.